Siamo in diretta, io e Wally siamo in diretta. Perfetto. Allora, ho perso il libro che volevo consigliare. Eccolo qua. Quindi, appunto, aspettando che si connetta qualcuno, vi consiglio il libro della settimana, ovvero La società della performance, un libro interessante che sto leggendo ora, riguardante un po' una critica ai social come Instagram, in cui tutti fondamentalmente cerchiamo di vendere la nostra immagine. Un libro interessante di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che sono due filosofi, appunto, che parlano un po' di questa roba qua. Quindi ve lo consiglio. Non è tanto una critica quanto un'analisi, il che la rende abbastanza cruda, a essere abbastanza onesto. Dunque, anche oggi abbiamo finito le domande nelle storie, infatti dopo un po' sparisce l'adesivo su cui fare domande perché non ci stanno più, quindi non ho domande nuove, ma al massimo domande che ho ricevuto oggi da cui partire. E così, a grandi linee, mi è venuto in mente, per cambiare un po' argomento, anche se dopo, come al solito, parleremo del volume, mi è venuto un po' in mente di partire da questa domanda qua sotto che ogni tanto ricevo. Ovvero, a quante calorie stare all'inizio? Dunque, la domanda di per sé non vuol dire niente, perché trovo abbastanza assurdo, se così vogliamo dire, che qualcuno si alleni senza sapere il quantitativo di calorie che assume. Cioè, come faccio a fare una scheda per la massa, una scheda per la forza, definizione, chiamatela un po' come volete, se non so quante calorie assumo? Cioè, magari credo di stare facendo una scheda per la massa, poi non cresco, e grazie che non cresci, magari sei 200 calorie sotto la tua norma calorica. Come fai allora a dire di stare facendo una scheda per la massa? Sei in ipocalorica, non cresci per quello. Quindi, da un lato ritengo che l'alimentazione sia un qualcosa di relativamente facile per una persona sana, cioè non me ne vogliano i vari studenti di scienze dell'alimentazione o appunto i nutrizionisti, però secondo me una persona sana non ha bisogno di che non gareggia, una persona sana non ha bisogno di tutta questa assurda preoccupazione per l'alimentazione, cioè basterebbe mettersi lì con un'app tipo Fat Secret, MyFitnessPal o quello che è e vedere semplicemente quante calorie assumo e guardando il corrispettivo peso mio sulla bilancia vedo se quella è una normocalorica, un'ipocalorica, un'ipercalorica, cioè se io sto a 2000 calorie per 2 settimane e vedo che il peso sulla bilancia non si è mosso, quella lì è una normocalorica. Cioè, non semplice, però vado a tentoni. Sì, sono una persona che fa un lavoro tipo come si chiama? Il magazziniere di Amazon, che da quello che si dice su internet sembrano schiavizzati e corrono in giro per un magazzino tutto il giorno, avrò 3000 calorie di normocalorica perché sono in piedi tutto il giorno. Io che stavo seduto a una scrivania 8 ore, avevo una normocalorica di 2000 calorie. Quindi ognuno deve valutare sulla propria persona quante calorie assumere e da lì poi fare le considerazioni del caso, però non esiste una linea guida per una normocalorica, cioè dipende troppo dalle proprie abitudini, dal proprio metabolismo, dal proprio allenamento, quindi non ha senso parlare di un apporto calorico base. Sì, cioè, se non sbaglio è il proprio peso per 28. Se non erro, infatti, vediamo, calcolatrice alla mano, il mio peso per 28, 2000 calorie, sì, quadra abbastanza fare il proprio peso per 28, però non vuol dire, cioè se io sono uno che cammino, che vado in giro camminando tutto il giorno, probabilmente avrò molto di più. Quindi, per quanto semplicistico, secondo me le persone molto spesso tendono a evitarsi lo sbattone di capire quello che mangiano. Come la storia dell'integrazione, vanno assunte le proteine? Boh, cioè devi fare il conto di quello che hai mangiato durante quella giornata e eventualmente assumere integratori. Cioè, se tu hai già raggiunto il tuo apporto proteico della giornata, perché prendi delle whey? Cioè, se sei già a 140 grammi di proteine a caso, cosa ti servono delle proteine in polvere? Le hai già assunte. Cioè, però, tutto parte da lì, anche quando le persone mi chiedono di essere seguite da me, mi chiedono sempre: segui l'alimentazione?
oltre al fatto che risponde di no perché non sono un nutrizionista e per legge non si può. Il problema è che queste persone poi, appena gli chiedo quanto mangi, cioè, c'è sempre un po' una zona di vuoto, perché non lo sanno. E se non lo sei te, come faccio a saperlo io? Quindi, cioè, così come si fa tanta attenzione all'allenamento, per quanto io ritengo che l'allenamento sia il 100%, cioè io posso avere la dieta perfetta, però se non mi alleno non ottengo risultati, da lì non se ne scappa. Cioè, quella classica proporzione, l'allenamento è il 30%, l'alimentazione è il 70%, cioè, tutte quelle proporzioni lì sono stronzate. Cioè, io posso avere la dieta perfetta, ma se non do uno stimolo, non cresco, né perdo peso, né ottengo nulla. Quindi l'allenamento determina cosa. Però sì, non ci metto l'alimentazione giusta. Però l'alimentazione giusta devo capirla io. Cioè, è inutile andare da un nutrizionista quando non ho nemmeno lo sbattimento di scaricarmi un'app per contare le calorie. Quindi, finito questo cazziatone. Come sempre, se avete delle domande scrivetemele pure. Parliamo anche questa settimana di un argomento nuovissimo che è quello del volume. Perché oggi ho ricevuto veramente tante domande riguardanti il volume in un modo che secondo me, nonostante ne abbia parlato in altre dirette, però alla fine di guardare le dirette capisco che non ce ne sia tanta voglia. In un modo che però secondo me denota un po' il non aver capito ancora come funziona il volume. Ad esempio, una domanda che ho ricevuto oggi, non mi ricordo da chi, neanche la sto a cercare, era 2000 kg di tonnellaggio in panca su due allenamenti settimanali, non mi ricordo, con un massimale di 130 kg. Sono tanti? Sono pochi? Il tonnellaggio di per sé non vuol dire assolutamente nulla. A parte che 2000 kg mi sembrano abbastanza pochi in generale, in quell'ottica, però 2000 kg come li fai? Basta fare un 10x10 a bilanciere scarico. Raggiungi 2000 kg, è allenante con un massimale di 135 kg? Assolutamente no. Quindi non, il tonnellaggio di per sé è un calcolo da fare a posteriori, dopo che si è fatto l'allenamento, così per curiosità io vedo sta settimana quanto tonnellaggio ha fatto e vedo eventualmente le settimane dopo di superarlo, magari faccio un po' di chilo in più, ripetizioni in più, eccetera. Però se io parto all'inizio calcolando il tonnellaggio mi perdo tantissimi pezzi per strada. E indicativamente, ciao, indicativamente mi perdo anche dei pezzi per strada se io calcolo il volume inteso come set per ripetizioni. Cioè, come dire, una domanda che ho ricevuto di nuovo è stata: faccio 150 ripetizioni di panca questa settimana, va bene? Boh, cioè quello che conta è sempre come le faccio io queste ripetizioni, perché se io faccio, ho detto 150, quindi un 30x5, 5 serie da 30, diciamo, a 30 ripetizioni, sono poche, cioè sono 5 serie, non ho fatto poi così tanto, ho fatto 5 serie allenanti, è pochissimo nel corso della settimana fare un 5x30, quindi quello che conta a livello di volume, come sempre, è le serie. Devo calcolare il quantitativo di serie che faccio. Se io non so quante serie allenanti faccio, non ha senso neanche programmare. O perlomeno, quando programmo, devo sempre considerare le serie nel loro complesso come allenanti. E quando sono allenanti? Quando hanno fondamentalmente un buffer basso. Se voi vi fate i vari calcoli, sia dalle schede di Shakeo, sia da quelle dell'ipertrofia americane, trovate che praticamente tutte quelle valide sono sempre quelle sotto un buffer basso. Lo stesso Shakeo, tutte quelle dal 75 circa in giù. Se voi fate due conti, vedete che non vengono considerate particolarmente allenanti quanto di avvicinamento, anche se fanno parte del volume complessivo. Però quelle toste, quelle su cui si focalizza l'allenamento, quali sono? Quelle dal 75 in su, poi andate e ritorno, eccetera, però sono quelle. E quante serie fare? Ormai anche questo argomento un po' trito e ritrito, però ne parlo sempre volentieri perché c'è un casino riguardante il volume ultimamente. Ora, alcuni oggi mi parlavano di volume a vuoto, o non so da dove sia uscito bene il concetto di volume a vuoto ultimamente, però vabbè, credo sia il volume spazzatura. Comunque, 10-30 serie a grandissime, grandissime linee è il quantitativo di volume su cui stare.
come capisco se io devo stare su 10 su 30 o 20? Semplicemente, di nuovo, la cosa più pratica, così come per quanto riguarda la dieta, devo provare. Cioè, è inutile chiedere a qualcuno ma quante serie devo fare? È come chiedere a qualcuno quante calorie devo assumere. Boh, devi saperlo tu, cioè magari sei una persona che regge tantissimo volume e 20 serie sono acqua fresca. Sei una persona invece che fa fatica a reggere il volume, ecco lì che anche 20 serie di volume settimanali sono troppe. Quindi la prima cosa è sempre provare, cioè io posso dare dei range appunto come questo qua sotto, 10-30 serie a settimana, però 10-30, essendo un range ampissimo, vanno bene per tutti e per nessuno. Sempre citando me stesso, io di panca, ad esempio, arrivo tranquillamente a fare volumi di panca, di petto, di schiena, visto che sono movimenti, muscoli che alleno molto più spesso, arrivo a farci anche 30 serie senza problemi settimanali. Di gambe, invece, no. Di gambe, visto che per anni le ho allenate con poco volume, riesco a farci veramente poco volume, che ovviamente siamo sulle 15, intendo 15-18, però di più non riesco ad andare perché non recupero, quindi quanto volume fare? Provare, cioè se io non provo non lo posso sapere. Qual è l'unico parametro da guardare? Il recupero, solita storia del massimo volume recuperabile, quindi io faccio le mie serie allenanti. Se oggi ho fatto 20 serie, la prossima volta ne faccio 22, 24 o quello che è, e la performance è aumentata, allora tecnicamente vuol dire che io quel volume lo reggo. Posso stare magari a 22 per una, 2 settimane. Se la performance continua a crescere o rimane uguale, allora posso aumentare ancora, eccetera. Cioè, però devo provare, non c'è una linea guida se non quella dettata dal fatto che io provo e capisco cosa funziona su di me. Anche tutti quelli che seguo, non è che vado a colpo sicuro, alcuni una scheda orientata sull'aumento del peso dura 4 settimane, mentre ad esempio l'altro giorno un ragazzo l'ho dovuto fermare perché stavamo arrivando alla nona settimana e io ho detto guarda, sarà il caso di cambiare stimolo, però avrebbe potuto continuare. Quindi l'unico è provare. Detto ciò, visto una domanda, quanto è importante la densità in ottica forza? Sinceramente pochissimo. Cioè, in ottica forza conta semplicemente il riuscire a tenere i carichi alti. I carichi, cioè se tu recuperi poco, vai a diminuire il carico che usi. L'importante è portare a casa il lavoro. Se tu non porti a casa il lavoro, non l'allenamento. Poi dipende ovviamente dalle fasi. Ci sono le fasi come quelle di accumulo in cui è più importante portare a casa il volume. Quindi ci sta. Ciao. Quindi ci sta a diminuire magari il recupero, che tanto non succede niente, tipo metodi come il corte prevedono di usare un recupero basso, cioè il classico 8x6 con 1 minuto di recupero, e se tu tieni 1 minuto di recupero il peso è medio, è medio, mentre ad esempio in fase di intensità tenere recuperi bassi è impensabile. Cioè, se tu ti tieni i recuperi bassi lavorando al 90%, 9 volte su 10 quell'allenamento farà schifo. Mi ricordo, ad esempio, quella volta che mi ero fissato, ormai tempi molto antichi, 3 anni fa, di fare un 10x10 con 100 kg di panca. L'ultima serie, dalla nona alla decima, ho recuperato più di un quarto d'ora, se no la decima serie da 10 ripetizioni non riuscivo a farla. Quindi dipende, il recupero è l'ultimo dei parametri, dopo i 3 minuti in teoria potresti già partire, ma se non ti senti pronto, se è un carico molto pesante, eccetera, recupera quanto serve. Ho visto una domanda prima, perché non si parla mai di medie di tonnellaggio? E homo nei set, il tonnellaggio non se ne parla perché, come dicevo prima nella diretta, è un parametro inutile. È un parametro inutile perché è soggettivo, cioè il mio tonnellaggio non è il tuo tonnellaggio, però entrambi possiamo fare lo stesso allenamento e avere due parametri completamente diversi. Se io faccio un 5x10 col 70% e il mio 70% è 70 kg, avrò un tonnellaggio. Se il tuo 70% è 100
140 kg, avrei praticamente il doppio del mio valore, però abbiamo fatto lo stesso allenamento. Per quello il tonnellaggio indicativamente non conta niente. Ha senso parlare di volume, ma il tonnellaggio è una cosa carina da aggiungere con Excel a fianco all'allenamento nel tuo diario, però è un parametro che non serve. Oggi ho battuto il mio record di trazioni. Può dipendere dal fatto che ero molto più rilassato del solito. Ah, boh. No, sicuramente l'agitazione non aiuta, però. Sì, essere rilassato ci sta, non avere particolari tensioni per cui approcciarsi a un esercizio sicuramente aiuta. Se tu ci vai già con la mentalità, non lo sollevo, sta tranquillo che non lo sollevi. Ciao Alessio, ti faccio i miei complimenti per il workshop di questa domenica. Grazie. Ora, col tuo nick non ti identifico, però. E volevo chiederti come ti comporti con i macro, li conti tutti i giorni? Allora, mi viene da ridere sulla cosa dei macro. Poi, no, ero l'unica cosa che conto sono, allora, le calorie giornaliere e guardo di aver raggiunto una determinata quota di proteine, che indicativamente è, non mi ricordo, sui 100, sto minimo sui 120 grammi, non mi ricordo che proporzione del mio peso è, 1,8 sarà circa, vediamo, la dico in diretta, quindi 120, 1,7, dopo che ho raggiunto l'1,7 di grammi di proteine entro quello quantitativo di calorie del giorno, a posto. Perché semplicemente, figurati, io credo che guardare i macro sia una cosa per chi deve gareggiare, cioè non ci sta avere un'idea base, però alla fine se oggi mangio tanti carboidrati e sto a 25 grammi di grassi, domani probabilmente avrò, boh, sarò no, tiratissimo, non credo, io con i carboidrati non vado d'accordo, sarò gonfissimo se oggi sto a 100 grammi di grassi e 25 di carboidrati, magari domani sarò svenato, però venerdì farò cagare come prima. Quindi io credo che quello che conti, se uno non gareggia, è semplicemente contare le calorie. Quindi no, non conto i macro, se non le proteine, perché ovviamente allenandomi un minimo d'apporto calorico, anche per sapere se integrare o meno, ci vuole. Però mi fermo lì. Ho visto una domanda che mi ha fatto ridere. Secondo te è possibile avere gli addominali mangiando una torta a settimana? Ci voglio riuscire, ci sto provando. Sì, in realtà diciamo che il modo in cui io ci provo è semplicemente stare in normocalorica tutta la settimana, perché io non sto in ipercalorica da 2 anni e semplicemente faccio pasto alla fine libero, sempre in normocalorica, più o meno la domenica sabato, chiamiamolo sgarro, però se raggiungo le 3000 calorie è tanto, perché comunque non sono uno che mangia troppo, se non torte, appunto. Con il tuo libro ho preso già 5 kg di panca solo leggendo la copertina. A quanto arrivo se finisco di leggerlo? Beh, almeno 20 kg complessivi dovresti riuscire a prenderli. E poi, a proposito, quando verrà pubblicato il tuo nuovo libro, allora guarda, ho ricominciato a correggerlo per la quarta volta, non sono ancora nella fase in cui lo odio, quindi questo è incredibilmente positivo. Secondo me dovrebbe uscire per i primi dell'anno nuovo a sto punto. Ci sto dando una mossa a correggerlo, cos'è oggi? Il 18, fine settembre vorrei fosse concluso, quindi da lì vediamo. Non credo proprio prima di dicembre, prima di Natale. Dopo, probabilmente. Dunque, ciao Alessio, qual è la corretta esecuzione del pendlay row? Quale range di ripetizioni mi consigli in questo esercizio? E allora, la corretta esecuzione, decisamente faccio fatica a descrivertela a parole. L'unica cosa che posso dirti è che un buon pendlay row è sempre con la schiena orizzontale, cioè molte persone strattonano staccando il bilanciere e poi vanno incontro al bilanciere col petto, il che più è un merda row piuttosto che un pendlay row. Ovviamente il fatto che sia un esercizio molto pesante, leve, svantaggiosissime, posizione scomodissima, favorisce questo tipo di esecuzione. Infatti io non esagererei con le percentuali, perché comunque è un esercizio molto pesante e non esagererei
neanche con le ripetizioni, perché se tu vai a fare 8 o 10 ripetizioni fai cheating quasi sicuro, quindi starei su ripetizioni, oddio, oltre le 5 io non vado in questo esercizio. Un po' perché mi passa la voglia, un po' perché comunque è molto tassante. Dunque, se ho qualche chilo in più e mi alleno sulla forza, conviene fare un'ipocalorica? Non si perde forza? Sì. Dipende qualche chi quanti chili in più hai e a che livello tu sei. Se sei neofita, inizi, puoi tranquillamente perdere peso mentre prendi forza. Perché comunque il corpo come stimolo nuovo all'allenamento, quindi mette su muscolo anche se sei in perdita di peso, quindi quello si fa senza problemi. Più alto il tuo livello, più devi stare attento in ipocalorica perché perdi un sacco di chili sul bilanciere, quello senza dubbio. Che poi appena torni in normocalorica e ritorni in iper, li riprendi. Però comunque sì, l'iper... E che cazzo? L'ipocalorica sicuramente ti fa perdere peso, sia tuo che sul bilanciere. Aspettate che allora. Cosa ne pensi del power building? Questa domanda mi sembrava strana, non fosse ancora arrivata in questo mercoledì. No, il power building secondo me è il modo in cui ci si dovrebbe allenare se uno non vuole. Per un natural, perlomeno, perché alla fine non è altro che dare le ripetizioni giuste agli esercizi giusti. Cioè, se io faccio panca, stacco, eccetera. Quante ripetizioni posso fare? Poche, cioè, non, sì, posso fare 10-12 ripetizioni nella panca, però dov'è che viene meglio? Un esercizio fatto per caricare, ci carico, quindi sto a ripetizioni medio-basse, sotto le 6. Nelle croci ai cavi, quante ripetizioni sto? A 6? Mi si disarticola l'omero probabilmente, quindi qui starò a ripetizioni alte. Il power building semplicemente è allenare ogni esercizio con la logica giusta. Cioè, non è che perché io faccio bodybuilding che devo fare panca a 20 ripetizioni, lo stacco a 10. Un incubo lo stacco a 10 ripetizioni. Quindi secondo me il power building è semplicemente allenarsi nel modo giusto. Oh, oddio, mi stava cadendo tutto mentre scorrevo. Perché ho letto la domanda sulla panca e mi sono emozionato. Allora, la panca piana è funzionale per qualche sport? O lo sono molto di più squat e stacchi? Anche gli scacchi, sicuramente. Domanda troppo generica. No, non è che una domanda generica, cioè dipende ovviamente da che sport fai e cosa intendi per funzionale, cioè sicuramente per tutti gli sport di salto, diciamo, avere una buona coordinazione dell'anca, sì, quella del junk volume ne parlo, avere una buona coordinazione di anca-ginocchio serve, cioè se tu devi saltare in alto, ovviamente rafforzare quell'angolo specifico con uno squat è sicuramente utile. Anche se in realtà è più utile lo squat sopra il parallelo, ci sono una marea di studi con buona pace di chi sostiene che il powerlifting curi tutto. La panca, che cosa funziona la panca? Niente, cioè ha un setup talmente del cazzo, diciamocelo, che cioè, non è che tu tiri i pugni con le scapole addotte, cioè, non è un movimento che ha un qualche tipo di transfer specifico. Ti serve. È vero, me la sono ricordata ora. Non ha uno schema motorio che puoi riportare da qualche parte la panca. Cioè, quindi è un esercizio ottimo perché comunque rafforza il tronco, però come lo rafforza lenta avanti, come lo rafforzano le dip, quindi. Sì, sicuramente se tu fai preparazioni atletiche è più importante fare squat, fare stacchi, forse più stacchi, vabbè, comunque tutti quegli esercizi di quel tipo piuttosto che la panca, cioè la panca puoi sostituirla con le dip, lenta avanti, panca inclinata, che tanto è semplicemente una coordinazione del tronco, ma non ha un transfer diretto. Dunque, ciao Alessio, dopo che raggiunge il suo 1 RM. Come puoi impostare da subito efficacemente il nuovo programma per andare a cercare un nuovo massimale?
Beh, questa, cioè, è un discorso decisamente lungo. Cioè, dopo che hai fatto il tuo massimale, cosa fai? Ricominci una programmazione da capo. E come la ricominci da capo? Puoi rifare quella che hai appena fatto. Se ti è piaciuta, la rifai, cambi i complementari. Alla fine, il miglior modo di programmare è questo. Vedi una cosa che funziona, vedi una cosa che ti piace e la rifai, cambiando i complementari. È l'approccio sicuramente che funziona di più. Non fatelo troppo perché sennò poi io resto senza lavoro. Però, alla fine, sì, su come andare a cercare un nuovo massimale, si tratta tecnicamente di capire quanto tempo vuoi dedicare a una nuova programmazione. Quindi, che so, tra 3 mesi voglio rifare il massimale. E da lì poi vai a ritroso perché la programmazione in realtà funziona così, cioè non è che io vado in avanti e poi quando non ne ho più voglia provo il massimale. In realtà, per fare bene una programmazione devo dire, boh, tra 12, 16, 20, quello che volete, settimane, provo il massimale. E da lì vado a ritroso e decido quante settimane di peaking, quante settimane di intensità, quante settimane di volume e così via. Un attimo che mi state... Ok... Sì, esattamente, quindi mi ero perso un pezzo di domanda. Fai un periodo di scarico che in teoria, se tu hai scaricato bene, cosa che si spera, il massimale è sempre prima di una fase di scarico, perché altrimenti il massimale fa relativamente cagare. Quindi nella settimana di peaking tu hai già scaricato il volume. Una volta fatto il massimale, dopo una settimana puoi già ripartire, oppure puoi già ripartire con una prima settimana intensità e volumi molto bassi e quindi riparti da subito. Io sinceramente ho sempre fatto così. E anche quando seguo persone, li lascio la settimana o libera oppure ricominciamo subito, però con intensità e volumi molto bassi che vanno poi a progredire. E domande, domande. Ho visto qualcosa sul junk volume. E DOMS sono indice di buon allenamento. Allora, poi arrivo sul junk volume che mi interessa. E il DOMS, no, i DOMS. Allora, vediamola così, senza entrare troppo nello specifico. Se tu ti alleni e non hai mai DOMS, sicuramente qualcosa vuol dire, nel senso che non hai mai dato uno stimolo grosso. Non per questo, se non li hai mai, non hai fatto un buon allenamento. Cioè, c'è quella via di mezzo in cui, ad esempio, secondo me il punto è arrivare a dare uno stimolo tale che ti vengano. Però alla fine i DOMS non sono altro che aver fatto uno stimolo nuovo, cioè se tu sei super allenato di panca e improvvisamente ti metti a far dip, avrai dei DOMS perché hai cambiato stimolo. Quindi i DOMS indicano semplicemente questo, quindi non... ogni tanto bisogna averli, versione sintetica. Progredire nei dip aiuta ad aumentare i chili di panca? Sì, tendenzialmente. Ha senso fare due... cioè... sì, in modo indiretto, poi dipende da come fai panca, dipende come fai dip, però tendenzialmente comunque sono due esercizi in cui il pettorale è dominante, quindi per forza di cose se io divento più forte in panca, divento più forte abituandomi in dip e viceversa, come nel lentavanti, nella panca, eccetera. Ha senso fare 2 settimane di mini cut per riacquisire la sensibilità insulinica? Sì, dicono in realtà che uno degli scopi per cui lo si fa, se hai fatto i periodi in cui mangi veramente tanto, sì, tendenzialmente il corpo si abitua a quella eccessiva quantitativa di calorie, mettila come vuoi. Quindi sì, è uno dei motivi per cui si fa il mini cut. Oddio, un attimo che sono pieno di domande, non ci capisco. No, all'ultima domanda non rispondo, non ci casco. Cioè, consigli di scendere di peso per poi ritornare in surplus? Sa la domanda di prima. E beh, sì, l'allenamento per forza di cose è questo, è sempre un cerchio di calo peso, aumento peso, sto in normocalorica per abituarmi e così via. Quindi dopo che sei sceso di peso, prima o poi dovrai riaumentare. Per ritornare alle domande di prima dei chili in più, 20 kg in più sono intermedi e buoni carichi. Ah! Se hai 20 kg in più, sì, ti conviene sgrassare perché sennò rischi,
Se stai in ipercalorica, che comunque è consigliato in schede di forza, rischi che diventino 25, magari chili di più. Dunque, domandona della serata, che riesco a fare una combo di come capire il massimo volume recuperabile e junk volume. Allora, bevo con la mia borraccia serale. E ci metto anche l'ultima domanda. Quanti volume per muscoli grandi e muscoli piccoli? Allora, torniamo al punto dell'inizio della diretta, ovvero una persona ha le sue 10-30 ipotetiche serie settimanali su cui allenarsi. Come capisco qual è il mio volume? Come dicevo, pratica, ovvero io provo, che so, 2-3 settimane a 20 serie. Se inizio la programmazione con, che so, un 3x10, Ippo, esatto, l'acqua magica di Space Jam. Se inizio la programmazione con 20 serie e faccio, che so, ipotizziamo che sono tutte 20 serie da 10 ripetizioni di panca con 100 kg e le chiudo la settimana 1, le chiudo la settimana 2, le chiudo la settimana 3, vuol dire che quel volume comunque per me è recuperabile perché la performance rimane stabile. Posso provare poi a fare 22 serie, poi provo a farne 24, cioè io praticamente quando smetto di riuscire a fare le mie 10 ripetizioni con 100 kg, questa ovviamente è una versione strasemplificata, vuol dire che ho raggiunto il mio massimo volume recuperabile. Nell'arco dello stesso allenamento c'è comunque un quantitativo massimo di volume che io posso tollerare. Ottimo. Benvenuto allora. No, dicevo, c'è un quantitativo massimo di volume che riesco a tollerare. Ipotizziamo, do numeri a caso, però spero che aiutino a rendere l'idea. Ipotizziamo che io riesca a fare un 10x10 con 100 kg, a caso. Facciamo 5x10 che è più pratico. Se io faccio un 6x10, magari riesco ancora a chiuderli con 100 kg. Provo a fare 7 serie. Quindi cosa succede? Che magari la settima serie cominciano a calare le ripetizioni. Che so, faccio 10, 10, 10, 8. Aumenta ancora le serie, quindi ipotizziamo che da 8 poi diventino 6, diventino 5. Quando è che il volume diventa junk volume? Quando, per quello che almeno io ho capito da tutto quello che ho letto, quindi magari sto dicendo stronzate, però a grandi linee mi sembra di averci preso. Junk volume è quando io all'interno della stessa seduta sto cominciando a fare una prestazione che rispetto al mio normale livello di prestazione a cui sono abituato non fa schifo, detto in parole povere. Tipo se io comincio a fare set di trazioni, no? È più pratico, tipo il primo set faccio 20, il secondo ne faccio 18, 15. 13, cioè quando è che mi devo fermare? Quando ne faccio una? No, secondo me quando si comincia a scendere sotto il 60-50% della propria prestazione massima, diciamo, comincia a diventare volume inutile perché sono talmente lontano da quella che è la mia performance solita che praticamente mi sto muovendo a vuoto. Perché se io appunto il mio pettorale da fresco è in grado di fare 10 colpi con 100 kg, che senso ha fargliene fare 4? Ok, che ho accumulato un botto di lavoro comunque alle spalle, però comunque quello è poco rispetto a quello a cui io sono abituato. Quindi tanto vale fermarsi a 7, non scendere sotto le 7, sotto le 6, e magari fare il restante volume, visto che nella stessa seduta comincia a far schifo, in un'altra seduta. E quello è il pregio della multifrequenza. Se io faccio monofrequenza, dovrei fare talmente tanto volume nella singola seduta che vado a fare una prestazione che fa schifo, cioè al quarto esercizio di pettorale, che prestazione posso mai avere? È ovvio che se faccio il terzo e il quarto esercizio del pettorale dopo 2 giorni rende sicuramente meglio, e quel rendere sicuramente meglio è sicuramente uno stimolo ipertrofico di forza, quello che volete, maggiore. Questo è il punto della multifrequenza, del junk volume, massimo volume recuperabile, eccetera. Cioè il trucco è, non mi ricordo di chi fosse la citazione, allenarsi il più spesso possibile, rimanendo il più freschi possibile. Se io mi alleno troppo oggi, mi brucio e avrò più tempo da recuperare. E se io devo recuperare una settimana,
Ho fatto schifo oggi e per fare un altro allenamento decente devo aspettare un'altra settimana, quindi non c'è un pregio nello sfondarmi oggi. Avrò risposto? Spero di sì. O mi sono perso di pezzi? Vabbè, se mi sono perso di pezzi, fatemi delle domande. Allora, ciao Alessio, intanto complimenti. Grazie. Ti volevo chiedere, perché è meglio fare la militare in piedi piuttosto che seduti? E figurati, no, allora, come sempre, non è che ci sia un meglio, nel senso, tutto ha senso, perché se no, certi esercizi non esisterebbero. Cioè, ci sono cose che hanno meno senso di altre, però, in linea di massima, se ci fosse un meglio, lo farebbero tutti, circa. Nel caso del lento avanti, perché è meglio il lento avanti? Perché con il lento avanti in piedi hai sempre un po', diciamo, la questione del leg drive, ovvero tu riesci a trasferire comunque la tua stabilità a terra, al tronco e quindi alle spalle. Nel lento avanti seduto hai una base di spinta più instabile, tra virgolette, perché comunque da seduto con un peso in mano sei più instabile, devi lavorare molto più di muscoli di tronco per stabilizzare di quanto tu non lo faccia da in piedi, perché comunque anche le gambe, i glutei, eccetera, ti aiutano a stabilizzare molto di più. Questa è l'unica differenza del lento avanti e lento in piedi. Non è che stare seduto ti aumenti gli infortuni alla schiena, perché alla fine di lento avanti quanto potrai fare? Cioè, anche chi conosco che è veramente forte di lento avanti fa 100-110 e siamo già a carichi astrali. E cazzo, ti allenerai con 70 kg, cioè se con 70 kg ti fai male alla schiena. Non è lento avanti il problema è la tua schiena, nel senso vuol dire che avevi degli altri tipi di problemi. Quindi vuol dire comunque di squat fai molto di più, di stacco fai, si spera, di stacco fai molto di più, quindi la tua schiena è abituata a certi carichi, non è lento avanti seduto che ti fa male alla schiena. A meno che tu non abbia patologie particolari, eccetera. Come si fa a sopravvivere con dignità al 6x6, 80% di panca nel ciclo russo? Con dignità. Non so se si riesce a mantenere la dignità dopo il 6x6 o l'80%, lamentandosi poco, direi. Perché se ti lamenti poi ti diminuisco i recuperi e ti rendo il ciclo russo ancora più difficile. Facendola bene, ecco, si sopravvive con dignità così. A proposito di ciclo russo, ecco, manco a farlo apposta, provato il ciclo russo modificato, quello sul tuo libro, ammetto, sì, ok, me lo ricordo. Arrivato al 5x5, 85 e mi blocco perché non so decidere bene. Ma perché ti do tanta importanza in questa domanda? Un mio amico pesista fa 105. Minchia, 152 di lento avanti o push? Se è di lento, cioè senza spinte di piedi, è un carico pazzesco. 150 di lento avanti sono tantissimi. Intanto di sotto stanno facendo una festa, chissà se si sente anche in diretta. La palestra è sempre uno sport, non ho mai visto un tennista allenare il rovescio una volta. Un attimo. Una volta a settimana? Uguale? Ah, sì, no, beh. Sì, a grandi linee sono assolutamente d'accordo sulla storia dello sport. Sicuramente però nessun tennista. Cioè, tutti gli sport allenano uno schema motorio. Nel bodybuilding non c'è uno schema motorio. Cioè, c'è lo schema motorio, ma non è il fine. C'è un tennista allena al rovescio perché il fine è diventare fortissimo nel rovescio. Ok. 135 kg di peso per 1,92. Credo lo vendano all'IKEA, questo tuo amico, però, cazzo, enorme. Vabbè, complimenti. Sì, decisamente. 130, beh. E mi sono perso. Ah sì, schema motorio. Quindi un nuotatore allena uno schema motorio e anche uno stimolo diverso. Quello ha uno schema motorio. Cioè non è che il tennista ha serie ipertrofiche e così via. Né il danno muscolare dato dal bodybuilding. Quindi. È vera la cosa dello schema motorio che è uno sport, però sicuramente bisogna tener conto del fatto che l'obiettivo di un tennista, di un qualsiasi altro sportivo, come dicevo, è allenarsi il più possibile, rimanendo il più fresco possibile. Nel bodybuilding, invece, il tuo intento è comunque
dare un vero e proprio danno muscolare. Danno muscolare necessita di recupero, quindi dopo che fai una bifrequenza settimanale sei tendenzialmente a posto, cioè non è necessario fare panca tutti i giorni. Si può fare, però non si parla di bodybuilding. Comunque lo stimolo in ottica powerlifting muscolare è nettamente diverso da quello del bodybuilding. Quindi comunque è vera la cosa dello sport, fa sempre scena, però è uno sport diverso il bodybuilding. Tant'è che infatti la prestazione finale non la chiamerei neanche prestazione, cioè si tratta, il peaking del bodybuilding non è neanche prestazionale, ma è totalmente fisico. Cioè quasi sopravvivenza, cioè devo arrivare su un palco tiratissimo e svenato, non è una prestazione muscolare. Credevo che i recuperi tra serie fossero liberi e rilevanti, sì, però nei recuperi non ti devi lamentare. Ciao Alessio, nel 5x5, nel 6-4-2-1 di Falev. Allora, no, semplicemente nel 6-4-2-1 tu devi andare a ritroso, nel senso che ogni settimana c'è una percentuale diversa della singola, quindi se non sbaglio, no, mi sembra che sia 90, 90, 92, 96, una cosa di questo tipo, e tu semplicemente le quadruple, le doppie, eccetera, le fai di avvicinamento, quindi se la fai 90 magari fai una doppia 85, se hai la singola 92 la fai 86, 87, cioè vai a scalare in modo da arrivarci il più preparato possibile. Ciao Alessio, ciao Daniele. Come al solito ti chiedo, come capisco se sto facendo volume e spazzatura dentro la seduta? Belin, l'ho già detto. No, allora, versione sintetica, quando la tua prestazione è, come dire, tende a essere dimezzata da quella iniziale, nel senso che se tu inizi facendo, o se tu potresti fare, che so, 20 trazioni, e hai 10 set, ma al quinto cominci a fare invece che 20 trazioni, ne riesci a fare solo 10. Tendenzialmente da quello in poi tutto volume e spazzatura, perché sei talmente lontano dalla tua performance abituale, dalla tua performance di cui saresti capace, che è inutile farlo. È un po' come quando ti metti a studiare e fondamentalmente invece che leggere il libro fissi le pagine, cioè quello è tutto volume e spazzatura, è tutto tempo buttato sui libri. Stessa cosa sull'allenamento, fondamentalmente. Per fare la metà di quello che potresti fare, tanto vale fare altro. Poi c'è una domanda su. Ok, questa volta l'ho letta tutta per non farmi fregare. Se durante una programmazione mi accorgo magari che sto migliorando, oppure che ho calcolato leggermente più basso al massimale, ok. Consigli di. Sì, esatto, Siena. Consigli di aggiustare i carichi man mano o di finire il programma così? Sì, ho capito. È un problema che ho raramente perché io non programmo da anni più a percentuali fisse, cioè non lavoro più con, che so, oggi fai un 3x4 l'80%. Dipende quanto senti di essere migliorato, cioè se senti di avere un buffer tanto tanto più ampio rispetto a quello che dovresti avere, che so, hai un punto in 3x4 all'85% e senti che boh, ce ne potresti fare 6, 7, quindi sei aumentato di parecchio, potresti ritirare le percentuali, semplicemente. Ritira le percentuali quando ti accorgi che per uno o due allenamenti sei migliorato, cioè non vale il singolo allenamento. C'era diciamo, come si chiama? Sì, che l'ho chiamata la punizione di Sheiko. C'è un mio articolo in cui la spiego proprio così, in cui appunto, cioè, se tu sei sicuro di essere migliorato, aumenti le percentuali, ma se fallisci per punizione, ti rifai tutto l'allenamento da capo con le vecchie percentuali. Quindi. È un buon metodo per andarci cauti con l'aumento, perché così almeno non fai un po' di serie con un po' di chili in più, un po' meno ancora. Cioè, sei sicuro di essere migliorato? Aumenti i chili, però se fallisci ti rifai tutto da capo. L'altro giorno allo Scotto ho caricato due dischi da 10 in più da un lato. Puoi immaginare come sia andata a finire. Non bene, sinceramente.
Ecco, sì, punizione di Sheiko. Infatti, sì, magari dovevo fare una doppia, ma chiudo una tripla facile. Allora, sì, ritarati le percentuali. Ipotetiche, ovviamente, immagino sia un aumento del 5%, che ci sta. Ovvio che se poi l'allenamento comincia a diventare difficile, va ritarato tutto di nuovo, quindi è per quello che non uso mai le percentuali. Però, a grandi linee, sì. Cioè, immagino che se tu abbia messo delle determinate percentuali, avrai immaginato un qualche tipo di buffer che dovevi avere, quindi regolati in quel modo. Fare 2.0 è aumentato di 2,5 a settimana, va bene. Va bene perché l'idea è che sia molto lungo come programma. Molto lungo. Poi un attimo che ho visto un'altra domanda. Allora, che esercizi di mobilità consigli per lo stacco sumo? Allora, per lo stacco sumo, come cavolo si chiama? Frog qualcosa? Vabbè, mi martello, è praticamente impossibile. Qualcosa che posso descriverti a parole è l'abductor machine. Quella bella macchina totalmente inutile per l'interno coscia, che è invece essenziale secondo me se tu hai l'anca relativamente bloccata. Quindi ti metti a sta macchina, fai un bel po' di ripetizioni e ti si sblocca l'anca. Quindi non è male da questo punto di vista. Ti aiuta poi anche a migliorarci volendo la mobilità, basta che non esageri con l'apertura perché le contratture è sempre dietro l'angolo. Però è una buona macchina se vuoi scaldarti per il sumo. Come ti trovi in palestra? Beh, a parte il lunedì mi trovo bene. Sto lunedì c'era la sindrome del devo tornare in palestra a settembre, che fossi per molta gente me ne starei direttamente a casa, cioè per ricominciare a settembre e poi finire ottobre, non ci andare neanche in palestra. Poi no, è comodissima, ce l'ho sotto casa, quindi praticamente posso scendere in pigiama. Sto seguendo il tuo programma da a specifico, che è carino. Appena finito avrai notizie sui risultati. Sì, sono curioso perché ho pochi dati, tra virgolette, se non quelli che miei personali. E vabbè, di un ragazzo che ci ha fatto tipo 8 mesi di programmazione e poi è andato in gara. Però sì, non ho pochi risultati di quello, quindi se mi fai sapere come va, sono contento. Non dovevi nominare l'anca. Cazzo, è vero, l'anca scatto. No, non ho ricevuto, secondo me è scappata dal mio profilo dopo avermelo chiesto 8 volte e non aver visto risposte. Oh Gesù, l'anca scatto. Oggi pochi infortuni, devo essere sincero. Forse il disclaimer iniziale in cui dico non chiedetemi infortuni. Anche perché, sinceramente, mi fa male il polso perché, boh, cioè. Vediamo se mi sono perso qualche domanda. Allora, no, direi di aver risposto a tutte. Volume spazzatura 4-1. Sport. Sì, direi che ho risposto a tutta, a parte la domanda su che pizza scegliere. No, ok. Ah, sì, c'è una domanda su come imparare a programmare. È una bella domanda. Ah, sì, giusto, il numero di bicipiti is the new anca, vero? Ok, combo di domande. Allora, numero di bicipiti, esatto, is the new anca, devo mettere che è la domanda del giorno. Come tutti i gruppi muscolari, dalle 10 alle 30. Tendenzialmente un gruppo muscolare come bicipiti recupera da un giorno all'altro, quindi è più facile che un muscolo piccolo vada sulle 30 serie piuttosto che, come si chiama? Che sulle 10. Quindi è molto più probabile. Più piccolo è il muscolo, più volume può tollerare. Però a grandi linee dipende anche questo. Dunque, squat passato da 110 a 180, sti cazzi, in 6 mesi, dopo una fase intensiva. Perché usate questi termini? E tornando a del volume, consigli di riprendere le stesse serie per rep con un 5-10 in più. Perché 10% in più? No, ricalcoli tutto sul nuovo massimale, perché 10% in più? Senza sovrastimare il massimale, non mi piace particolarmente come approccio. Oddio, quante domande, un attimo che non mi sono fermato un attimo, mi sono distratto. Allora, abbiamo 10 minuti.
Anca scatto, ok. Come risolvere il sedere alto e schiena leggermente curva nel sumo? No, allora tendenzialmente nel sumo la schiena bassa perlomeno deve essere dritta, cioè il sumo non ha senso, come può invece avere senso nel regolare, tenere la schiena curva. Quindi o ti setti male, quindi magari un problema di anche che sono un po' chiuse, o sicuramente devi fare una marea di stretching per tutto, femorali, glutei, eccetera. Gli esponenti del bodybuilding e del powerlifting migliori secondo te? Parlo di internazionali perché non mi piacciono, no. Cioè non mi piacciono, sì, sono quelli che mi piacciono, intendevo. E bodybuilding, sinceramente, ogni tanto mi inceppo. Israetel, sicuramente. Bello che tutte le volte che mi fate queste domande mi dimentico i nomi. Menno Elserman, sicuramente, anche quello del podcast del Revive Stronger, che non mi ricordo come si chiama. E Renaissance, Periodization, eccetera, cioè quindi tutta quella componente americana che comunque anche di power building ne parla poco, cioè forse sta un po' sciamando, è stata una moda di qualche anno, ora si sta un pochino, non lo so, anche in Italia ne leggo molto poco ultimamente, per fortuna, perché come dicevo prima, cioè se il power building secondo me è semplicemente un bodybuilding fatto bene per un natural, quando invece lo si propone come metodo per diventare sia forti che grossi. No, da quel punto di vista secondo me è una cazzata immane, cioè non... essendo un misto non eccelli in nessuna dei due, nell'istante in cui invece vogliono proportelo come metodo per eccellere in entrambe, secondo me stiamo già un po' troppo su marketing, diciamo. Ti sei mai fatto seguire da qualcuno? Allora, mi sono fatto seguire appunto da quelli del Renaissance. Vabbè, non riesco più a dirlo. Renaissance Periodization, infatti, è stata una delle esperienze migliori perché mi hanno veramente insegnato tanto a livello di sia di come si fa una scheda di bodybuilding, sia come ci si allena nel bodybuilding, cioè il concetto di buffer, il concetto di volume recuperabile, l'ho capito. Tant'è, come dicevo prima, provandoli in prima persona con le loro schede. Oh, allora, dove mi sono arrivato? Russian Burpee per stacco sumo aumentando larghezza. Russian Burpee stacco sumo aumentando larghezza stance scalando il peso per imparare la tecnica. Mi sfugge la modalità. Ah, ho capito, cioè tu arrivi al money set, scali il peso aumentando l'anca. No, 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 tieniti la tua stance. Anzi, proprio perché Russian Bear prevede di fare una marea di volume, trova il tuo stance e picchia su quello. Madonna, quanto urla quella di sotto. Quanto vorrei avere la palestra in casa per farle stacco sulla testa a mezzanotte. Comunque, non sul massimale, ma sul quantitativo. Ok. Ok, levare a fondi leg extension e fare hip thrust pesante complementare squat. Sì, per un periodo ci posso. Vabbè, leg extension sicuramente non la sconsidererei neanche un complementare per lo squat. Hip thrust, sì, anche se è un complementare anche ottimo per lo stacco, perché comunque alleni comunque i glutei in una leva positiva. Quindi sì, ci sta. Leg extension però non la considererei. Dicono che nel bodybuilding il buffer sia inutile, cosa ne pensi? Beh, considerando che siamo ancora fermi al fatto che dicono che senza monofrequenza non vai avanti, non mi stupisce. Però purtroppo il mondo va avanti e siamo ancora fermi a concetti di Wederiana memoria di 30 anni, oddio no, sono anche 40 anni fa, gli anni 80. Quindi bisogna un po' evolversi, cioè ci sono miriadi di studi che dimostrano che se tu fai queste cazzo di ripetizioni con un buffer di 3 o 4, cresci come facendo buffer 0, ma con buffer 0 ti stanchi di più, perché devo fare buffer 0? No, neanche buffer 0, cedimento, cioè è dimostrato da tutte le parti che il cedimento semplicemente affatica di più, ma hai gli stessi identici risultati, quindi non capisco perché debba negarsi a tutti i costi? Cioè, fondamentalmente, l'unico sport in cui proprio si apre un libro vieni malvisto è il bodybuilding. Che non mi è difficile capire perché, nel senso. Però,
Però c'è troppo questo approccio doping-centrico secondo cui, cioè, ne ho visto e conosciuta gente che si dopava, che ammetteva di doparsi, perché comunque, onestà, per fare dei discorsi, ho conosciuto gente di veramente alti livelli che si dopava. Sono i primi ad ammettere che cresci anche facendo croci in casa con delle bottiglie d'acqua, perché comunque. Il doping è una cosa che cambia talmente tanto le carte in gioco che tu non puoi parlare di allenamento dopandoti, cioè non puoi usare i dopati come riferimento e non puoi parlare di metodi di allenamento di dopati. Cioè un dopato veramente fa panca una volta a settimana, cresce. Ho visto gente doparsi e prendere decine di chili veramente in breve tempo, quindi non. Il mondo natural è veramente un altro mondo. Fare tanti chili squat, tipo 200 kg, anche se fatto bene, anche se difficile con quel peso, non fa male alla schiena, cioè le vertebre. Beh, si presume che tu 200 kg ci sia arrivato gradualmente, quindi il tuo corpo strutturalmente dovrebbe essersi abituato a quel carico. Sì, esatto, al limite ti esce una vertebra, ti dai un colpo e la rimetto dentro. Sì, magari così un po' estremo, però comunque, cioè, se tu ti ritrovi. È il motivo, tra l'altro, per cui si fanno male i dopati, cioè cresci talmente tanto velocemente che il tuo corpo non si abitua. Sì, esatto, ho visto veramente dopati che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Ho visto gente, veramente il triplo di me, che faceva panca al multipower con 70 kg. Cioè, io, una vecchia palestra in cui andavo, ho ancora in mente la scena di me. Con la bocca aperta che guardo sto qua e dico: come cazzo fai a essere così grosso e fare 70 kg di panca al multipower? Poi ho scoperto su sua missione perché, cioè, però di persona la gente lo ammette, cioè ci basiamo troppo su quello che dice la gente su Facebook. Cioè, le persone poi se le conosce, ovviamente, se non, lo dicono tranquillamente che il trucco è quello. Non capisco perché, cioè, da un lato lo capisco, su Facebook invece si deve vendere sempre l'immagine del super atleta, super esperto. Che sa tutto, invece il trucco lo sappiamo. Però sti discorsi non li puoi fare perché poi ti danno tutti del coglione, però in diretta li faccio. Reverse Hyper, usando il macchinario originale, scritto del successo dei tanti titoli negli sport d'elite. E beh, è un bel esercizio, sinceramente, la reverse, perché va a coinvolgere bene tutti i muscoli della catena cinetica posteriore. Non ce l'ho, l'ho usato poche volte, però sinceramente mi è sempre piaciuto come esercizio. Ed è vero, è un ottimo esercizio. Che non so quanto sia distante dall'hip thrust come coinvolgimento dei muscoli, quindi secondo me l'hip thrust è una buona alternativa. Ora va molto di moda l'hip thrust, però anche la reverse hyper dopo tutto. No. Nel 2019 il gallo sforna atleti forti e gli atleti forti vanno dal gallo. No, perché prendono ragazzini di 14 anni e li fanno diventare delle bestie. Sicuramente l'aria veneta influisce. Però no. Conosco molti altri che vanno a comprarsi gli atleti e i Vikings non sono tra loro. Cioè, sono capaci tutti a andare dagli atleti e comprarseli, a dire di avere quelli forti, non è almeno per quello che sono nel loro caso. E ne conosco invece di tanti di più famosi che sotto banco dicono: dai, vieni da me, abbiamo i biscotti, stile il meme di Darth Vader. 1,5 di panca, 2 di squat, 2,5 di stacco, sono natural. Beh, sì, minchia, se hai bisogno di doparti per fare praticamente 100 kg di panca a 70 kg di peso, decisamente qualcosa non quadra. Sì, assolutamente sono natural. Anche il doppio è natural, cioè il doppio nel senso anche 0,5 in più per ogni parametro è natural. Poi devi essere portato. Se non sei portato, decisamente non arrivi neanche a quelli, però sono assolutamente natural. A me davano del dopato per coraggio. 1,9 di panca, però non anche lì. Chi si dopa fa 300 di panca, non fa certo 160. 30 secondi, le trazioni presa larga o un po' stretta, le trazioni presa larga come le spalle, o un po' di più se le fai prone, se no supine. Detto ciò, non sono stato. Parametri minimi, sì, ci sta. Detto ciò, 15 secondi, ahimè, devo chiudere.
Ringrazio tutti per le mille domande, sta diretta mi è piaciuta un sacco, la pubblico su YouTube già subito e ci vediamo come sempre mercoledì prossimo, grazie a tutti, buona serata.